Oggi siamo scesi in piazza a Belfiore con una manifestazione organizzata da DL Cobas per ribadire con forza che gli unici crimini, le uniche cose illegali che ci sono all'interno dei magazzini sono lo sfruttamento e il sistema di caporalato. Nella logistica agroalimentare del Veneto, nella logistica dei supermercati, da 2 anni ormai denunciamo la presenza di caporali indiani e anche di altre nazionalità che prendono dai 5.000 euro per avere un posto di lavoro e con la promessa del tempo indeterminato, oltre che 330 euro al mese di affitto per un posto letto. Noi siamo quelli che stanno denunciando questo con forza, abbiamo fatto scioperi, denunce, segnalato a tutti gli enti competenti e la risposta è stata che a fine novembre un nostro delegato sindacale è stato picchiato al termine dell'orario di lavoro sotto casa da 3 persone incappucciate e armate di bastoni. 2 giorni dopo siamo scesi subito in sciopero, in sederietà e per denunciare quanto è successo e la cosa incredibile e vergognosa è che in queste settimane stanno arrivando le denunce a noi sindacalisti e lavoratori che siamo scesi in protesta quella giornata lì. Quindi invece di andare a indagare e cercare di ripristinare la legalità dentro i magazzini, tentano di criminalizzare le lotte dei sindacalisti e dei lavoratori che stanno denunciando questo sistema illegale che trova la complicità in generale è terreno fertile attraverso gli appalti e questo sistema dove sostanzialmente c'è precarietà e sfruttamento per i lavoratori.